Grazie Roma, al nome dell'Inter. Adesso parliamo dell'Atalanta che si è spenta dopo che era uscita anche col Villarreal. In casa non sa vincere, va bene fuori casa ma non in casa, ma adesso ne parliamo. Brava, 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 brava la Roma. Ho visto finalmente la Roma di Mourinho, finalmente un Mourinho che non si lamenta degli arbitri, che non si lamenta dei propri giocatori, ma che fa, insegna calcio. Questo devo fare. Una Roma di prepotenza, una Roma che si è andata a prendere i 3 punti, è andata in campo, è andata in campo, si è presi i 3 punti, ha salutato e se n'è andata. Questo è quello che ha fatto la Roma a Bergamo e io devo dire bravissimi, bravero, bravissimi tutti quelli là davanti, perché hanno tenuto praticamente Abraham, Zaniolo, hanno tenuto una squadra in piedi, poteva soffrire la Roma. L'Atalanta ha voluto fare la partita da Atalanta, ma non c'è riuscita, non c'è riuscita perché ogni volta bastava passarla là davanti la palla che quelli la tenevano. È stato davvero, sono stati tignosi, rognosi, bella Roma, bella Roma. Che significa per il campionato? Ragazzi, per il campionato significa che a questo punto l'Inter se ne va. Ma attenzione, a questo punto la Roma entra prepotentemente nella corsa Champions. Voi sapete, io lunedì faccio sempre il punto sul campionato e ultimamente l'avevo un po' tolta la Roma dalla lotta Champions, e invece no. Perché vediamo cosa fa Milan e Napoli. Se la Roma sicuramente, sicuramente con i 3 punti rosicchierà punti o a una o a tutte e due, se pareggiano, comunque rosicchia punti ed è messa meglio, ma meglio proprio d'animo, di cuore, di petto, è messa meglio della Juventus ed è più forte della Fiorentina. Quindi la Roma è la vera antagonista, è la vera quinta squadra per la lotta per la Champions. Certo. Lo scudetto è andato, lo scudetto è andato, ma la Roma non è costruita per vincere lo scudetto quest'anno. Ma una cosa che deve fare la Roma sicuramente deve lottare, lottare per il quarto posto, perché una Roma al settimo, ottavo posto è un fallimento totale, perché i Friedkin, i soldi li hanno messi, li hanno messi. La squadra, la Roma ce l'ha. L'Atalanta, ragazzi, l'Atalanta è così. L'Atalanta ormai è una cosa. Io credevo e avevo paura. Infatti, ho iniziato dicendo grazie a Roma perché io avevo paura. Ho paura di quella. Fino a poco tempo, fino a questa partita, avevo paura di questa squadra per lo scudetto. Ma devo essere sincero, l'Atalanta ti può fare un altro filotto di 2 o 3 partite, dopo a un certo punto cade, cade, cade. I campionati in Italia si vincono quando ne perdi 2 o 3 di partite. E già l'Atalanta ne ha perso 3. Oltre che ha perso il carro, ha perso, diciamo, la scia, la via della Champions League. Bene così, non me l'aspettavo. Ragazzi, io non me l'aspettavo totalmente. È inutile che vi devo dire, io non è che perché io sono uno youtuber, sono un tuttologo, devo sapere tutto, devo capire tutto. Assolutamente, sono il primo a dire che alcune volte non me l'aspetto qualcosa. Io la Roma non la pensavo, non la credevo così forte, così tignosa, così rabbiosa. Non... La sta costruendo Mourinho, la sta costruendo Mourinho. Io sono stato uno che ho pensato, e penso ancora, che Mourinho un po' ci sta marciando, non ha, è un po' al viale del tramonto, però secondo me, sapete cosa sta succedendo? Sta succedendo che Mourinho si sta di nuovo riambientando nel calcio italiano. Perché lui, dopo l'Inter, volendo, è andato in Spagna e dopo è stato tanto tempo di nuovo in Premier League, che è un altro calcio. Si gioca un altro calcio, devi dire qualcosa, la devi dire subito, perché dopo il lunedì, il martedì già se la scordano, mentre da noi no. Da noi ti facciamo le pulci, è così, è vero. Qualsiasi cosa dice l'allenatore, noi ce lo tiriamo, le trasmissioni, trasmissioni, fino a lungo, ma anche a livello di spogliatoio. Gli spogliatoi in Inghilterra è una cosa, in Italia è un'altra cosa. Secondo me lui incominciando a ricalibrare se stesso con il campionato italiano. La Roma non vince lo scudetto, io lo dico perché ormai i punti di distacco sono tantissimi, però questa Roma è finalmente almeno... Potete anche dare ragione a me, i giocatori ce li ha, i giocatori la Roma ce li ha per arrivare o quantomeno lottare per il quarto posto, perché si può tirare giù o il Milan o il Napoli o l'Atalanta, l'Inter, ripeto, tutto sommato non credo che l'Inter non si qualifichi per la Champions League, quindi un posto sicuro all'Inter lo do. Milan, Napoli e domani ci devono dire di che pasta sono fatte. L'Atalanta ce l'ha detto oggi di che pasta è fatta. È una pasta bellissima, può vincere ovunque, può fare qualunque cosa, ma può anche perdere. E ha perso. Brava, grazie Roma, brava Roma. Ragazzi, iscrivetevi, siamo sempre di più, sempre più bello questo canale. Diciamoci la verità. Sempre più bello. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi.
commentate, mettete la campanella e insomma ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi, ciao ciao.